Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Io sono Francesca e sono un assistente di volo base Miami. Visto che ve l'avevo promesso, sono qui per farvi questo video ed è dedicato a tutti quelli che hanno paura di volare. Come prima cosa voglio farvi vedere il motivo per cui non dovete avere paura, perché io faccio questo lavoro da tanti anni e adesso ho questi due bambini. Quindi, se io non ho paura di volare perché sono sicura di tornare a casa ogni volta che finisco un volo, voi non dovete avere paura. Ovviamente mi fido a portare anche i miei bimbi a bordo con me e loro non hanno mai avuto paura di quello di cui andremo a parlare adesso. Parliamo dell'argomento turbolenza, visto che la maggior parte di voi che mi ha scritto hanno paura della turbolenza. Allora, la turbolenza è una cosa assolutamente normale, quindi anzi è quasi più non normale se fate un volo senza turbolenza piuttosto che se c'è turbolenza. L'aereo è fatto per andare dentro la turbolenza, quindi anche qualora voi siate in una turbolenza, dove sembra veramente di stare sulle montagne russe, e a me è successo, se voi siete seduti con la cintura di sicurezza allacciata, vi assicuro che non succede niente. Regola fondamentale è: se sto seduta io, dovete stare seduti anche voi. In tanti mi avete anche scritto che voi avete paura di volare perché non vi fidate né dei piloti né magari degli assistenti di volo. Su questo vi devo dire che dovete fidarvi perché tutte le compagnie, diciamo, occidentali o comunque dei paesi sviluppati hanno un training ferreo, sia per piloti che per assistenti di volo. Quindi noi siamo addestrati per le emergenze. Noi non siamo a bordo per chiedervi se volete la pasta o il pollo, noi siamo a bordo in caso di emergenza, quindi questa è la cosa fondamentale. Così come i piloti, loro svolgono la loro funzione, diciamo, normale, decollo, atterraggio tutti i giorni, però loro sono addestrati in caso di emergenza, quindi dovete fidarvi che loro sanno come far atterrare l'aereo e noi sappiamo come evacuare l'aereo e in caso ci fossero altri tipi di emergenze, senza arrivare all'evacuazione, ci fosse, che ne so, un incendio a bordo, noi sappiamo spegnerlo, abbiamo gli equipaggiamenti, ci fosse un'emergenza medica, noi abbiamo il defibrillatore, si dice così, defibrillatore, scusate, ho un po' di problemi a parlare italiano, abbiamo il kit medico in caso ci fosse un medico a bordo, abbiamo accesso a un sacco di equipaggiamenti d'emergenza, quindi non dovete preoccuparvi. Altri mi hanno scritto invece che hanno paura di volare per via del Covid. Volare in verità è molto sicuro perché tutti gli aerei moderni hanno i filtri HEPA, che sono gli stessi filtri che usano negli ospedali e l'aria è circolata con l'aria esterna ogni 2-4 minuti. Quindi alla fine l'aria sull'aereo è veramente quasi più pulita di quella di casa nostra. Quindi sotto questo punto di vista non avete nulla da temere. Ovviamente mi rendo conto che ci possa essere magari un po' di paura, soprattutto se è il primo volo che fate in epoca di pandemia, però se voi prendete le vostre precauzioni, quindi vi mettete la mascherina N95, non avete nulla da temere. Se avete paura, poi vi consiglio magari di parlare subito con gli assistenti di volo e magari anche se riuscite con i piloti prima del decollo, se c'è tempo, in modo tale da tranquillizzarvi. Un consiglio che posso darvi è la scelta del posto. Questo ovviamente dipende da che tipo di paura avete. Se magari siete claustrofobici, è meglio magari un posto al corridoio in modo tale da non essere costretto magari al posto finestrino. Se invece volete avere il controllo di oh mamma che cosa succede fuori, ah, devo vedere i motori, allora a quel punto invece vi consiglio di prendere il finestrino. Altro consiglio che posso darvi è cercare di non pensare che voi siete sull'aereo e la cosa migliore che potete fare è trovare appunto qualcosa per distrarvi. Questo non vuol dire di ubriacarsi o prendere pasticche, pillole, cose strane, perché succede tutti i giorni. I passeggeri hanno reazioni allergiche o magari reazioni che non si aspettano di avere a 30.000 piedi e poi dopo magari bisogna dirottare l'aereo perché una persona non sta bene. Quindi è fondamentale,
Se per caso volete prendere un tranquillante, dovete parlare con il vostro medico. Dovete essere già abituati a prendere questo tipo di medicine. Non salite a bordo e per la prima volta in vita vostra prendete un medicinale che non avete mai preso prima, perché non sapete che tipo di reazione potrebbe avere. Quindi cercate di non prendere niente, perché questa paura, secondo me, la potete superare senza il bisogno di niente. Appena salite a bordo, guardate subito la safety card, perché la safety card, io dico sempre che è la vostra best friend, quindi è la vostra migliore amica. Sulla safety card trovate tutte le informazioni inerenti all'aeromobile su cui volate, quindi questo può essere diverso a seconda della compagnia e a seconda anche della configurazione dell'aereo. Trovate le uscite d'emergenza, che cosa fare in caso di evacuazione su terra o in acqua, trovate dove sono i salvagenti, trovate la brace position, quindi come posizionarvi in caso di atterraggio d'emergenza, vedete come si aprono le porte o i finestrini a seconda dell'aereo. Quindi è veramente molto importante sapere dove siete rispetto all'uscita d'emergenza. Addirittura io, se volo su una compagnia che non è la mia, la prima cosa che faccio è controllare la safety card, perché ogni aereo è diverso, potrebbe avere delle dotazioni diverse, anche se magari è esattamente lo stesso tipo di aereo, però tra una compagnia e l'altra potrebbero esserci delle differenze. Le emergenze non succedono, quindi statisticamente parlando non succederà mai niente da quando vedrete questo video alla fine dei vostri giorni, però se per caso succedesse un'emergenza, voi dovete essere preparati. Vi consiglio anche di arrivare in aeroporto con largo anticipo, perché già il fatto magari poi di dover fare le corse mette in agitazione magari anche me. Quindi se io so che sto per perdere l'aereo, mi agito anch'io che faccio questo di lavoro. Spero che questo video vi sia stato utile, spero di avervi fatto passare un po' la paura di volare, quindi se avete ancora paura scrivetemi qua sotto. Spero di avervi presto a bordo di un mio aereo, così vi farò passare la paura in persona. Ciao a tutti!